Vuoi installare una pompa di calore Daikin Alterma? In questo video ti illustro l'intera gamma di pompe di calore Alterma in modo che tu possa fare la scelta giusta. Se sei interessato ai contenuti di questo canale, ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Le pompe di calore Daikin si suddividono in tre grandi tipologie. Le refrigerant split, in cui le connessioni tra unità esterna ed unità interna sono di tipo frigorifero e quindi sarà necessario il patentino F-Gas per l'installazione. Le idrosplit, in cui le connessioni tra unità esterna ed interna sono idrauliche e le unità interne sono studiate da Daikin e comprendono diverse componenti integrate necessarie ed a complemento all'unità esterna. Le monoblocco, in cui le connessioni tra unità esterna ed impianto interno sono idrauliche e la pompa di calore può essere liberamente allacciata ad un impianto di qualsiasi tipo. Un'altra grande distinzione è la temperatura di mandata massima che possono produrre. Avremo quindi 55, 60, 65 e 70 gradi, che ci consentono di evitare le resistenze elettriche per produrre acqua calda sanitaria oppure, come propone Daikin, possono essere utilizzate per i ventil convettori ed i radiatori. Per i radiatori consiglio però uno studio più attento per evitare brutte sorprese con i costi elettrici. In questa tabella riepilogativa è possibile identificare velocemente i modelli delle pompe di calore da prendere in considerazione in funzione della potenza resa massima. La potenza resa in questa tabella considera una temperatura di mandata all'impianto di 35 gradi e due temperature esterne a 7 e meno 7 gradi. Ora entriamo nel dettaglio delle singole pompe di calore. La Daikin Alterma 3R Mini ha le seguenti caratteristiche. È di tipo split, la temperatura di mandata massima è di 55 gradi, riporto le potenze massime in riscaldamento ed in raffrescamento ed il valore dello SCOP, che vi ricordo essere il valore di efficienza stimato su base stagionale, con temperatura di mandata di 35 e 55 gradi. Quindi, tanto più elevato è lo SCOP, tanto più consumerai meno a parità di energia fornita all'impianto ed è pertanto un valore utile per poter confrontare le pompe di calore tra di loro. Inoltre, può essere abbinata all'unità interna chiamata Integrated. L'unità interna Integrated comprende un accumulo di acqua calda sanitaria da 180 litri per un ingombro in pianta di soli 60 x 60 cm, lo scambiatore di calore, la resistenza elettrica da 3, 6 o 9 kW, un filtro acqua magnetico, la valvola di sicurezza da 3 bar ed il vaso di espansione da 10 litri. La Daikin Alterma 3R ha le seguenti caratteristiche. Per le taglie 4, 6 e 8, il cui modello si chiama Erga, avremo che è di tipo split, la temperatura di mandata massima è di 65 gradi, riporto qui le potenze massime in riscaldamento ed in raffrescamento. Può essere abbinata a tre tipologie di unità interna: all'unità interna chiamata Integrated, appena vista, con l'accumulo da 180 litri o in alternativa da 230 litri, l'unità Compact e l'unità B-Block, che vedremo tra poco. Per le taglie 11, 14 e 16, il cui modello si chiama Erla, avremo che la temperatura di mandata massima è di 60 gradi e riporto le potenze massime in riscaldamento e in raffrescamento. In merito alle unità interne abbiamo già descritto la Integrated, ma vediamo le altre due, partendo dall'unità chiamata Compact. È costituita da un accumulo di acqua tecnica, quindi dell'impianto di riscaldamento, da 300 o 500 litri. La produzione dell'acqua calda avviene in modo istantaneo attraverso l'utilizzo di un serpentino corrugato immerso nell'accumulo, a tutto vantaggio dell'igienicità. Con l'installazione di uno scambiatore aggiuntivo, l'accumulo può ricevere ed accumulare il calore da altre fonti energetiche, come il solare termico a circolazione forzata in pressione o a svuotamento, da una stufa a pellet o legna e così via. È completo inoltre di scambiatore gas-acqua, resistenze optional da 3, 6 o 9 kW, dal circolatore elettronico e dalla valvola di sicurezza da 3 bar. L'unità interna B-Block è costituita dallo scambiatore gas-acqua, dalla resistenza da 2 o 4 kW, dal circolatore elettronico, dal filtro defangatore con disaereatore, dalla valvola di bypass, dalla valvola di sicurezza da 3 bar e dal vaso di espansione da 10 litri. È possibile chiaramente collegare esternamente un accumulo o un bollitore di terze parti. La Daikin Alterma 3M ha le seguenti caratteristiche. Per le taglie 4, 6 e 8, il cui modello si chiama EBLA E, avremo che è di tipo monoblocco.
Quindi l'unità esterna contiene al suo interno lo scambiatore gas-acqua, una resistenza da 3 kW, un piccolo filtro per la protezione dello scambiatore, il circolatore modulante, la valvola di sicurezza da 3 bar ed il vaso di espansione ad 8 litri. La temperatura di mandata massima è di 60 gradi, riporto qui le potenze massime in riscaldamento e in raffrescamento, può essere liberamente abbinato da cumuli Daikin SunnyCube e Hybrid Cube, che sono dei serbatoi di acqua calda sanitaria con la produzione di acqua istantanea e possono essere collegati all'impianto solare termico, oppure può essere collegata ad accumuli di terze parti per la produzione di acqua calda sanitaria. Per le taglie 9, 11, 14 e 16, il cui modello si chiama Ebla D, avremo le seguenti potenze massime in riscaldamento ed in raffrescamento. La Daikin Alterma 3H MT ha le seguenti caratteristiche: è di tipo idrosplit e quindi nell'unità esterna è presente solo lo scambiatore gas-acqua, la temperatura di mandata massima è di 65 gradi, qui riporto le potenze massime in riscaldamento ed in raffrescamento per il modello monofase. Ti faccio notare che per i modelli trifase le potenze sono leggermente più basse. Può inoltre essere abbinata alle tre tipologie di unità interne: all'unità integrated appena vista ma con accumulo da 230 litri, all'unità compact, all'unità B-block. Unità interne che differiscono da quelle precedentemente presentate perché non hanno lo scambiatore gas-acqua, che rimane invece nell'unità esterna come già accennato. La Daikin Alterma 3H HT ha le seguenti caratteristiche: è di tipo idrosplit, le temperature di mandata massima è di 70 gradi, qui riporto le potenze massime in riscaldamento e in raffrescamento per il modello monofase, anche in questo caso per la trifase le potenze sono leggermente più basse. Può essere abbinata alle tre tipologie di unità interna analogamente alla Alterma 3H MT. Esistono anche due soluzioni con unità interna alloggiata in un armadio tecnico da incasso da posizionare nella parete esterna dell'abitazione. Abbiamo quindi la Daikin Alterma In-Wall Full Electric Integrated, che ha le seguenti caratteristiche. È di tipo split e ha le stesse caratteristiche tecniche dell'Alterma 3R. L'armadio tecnico è completo di quanto riportato precedentemente per il modello integrated, con la possibilità di integrare un puffer da 10 litri, un vaso di espansione sul circuito sanitario da 12 litri, la valvola sul circuito sanitario da 6 bar. La Daikin Alterma In-Wall Full Electric Monoblocco ha le seguenti caratteristiche. È di tipo monoblocco ed ha le stesse caratteristiche tecniche dell'Alterma 3M. L'armadio tecnico è completo di un accumulo per acqua calda sanitaria da 160 litri con produzione istantanea, dal vaso di espansione sul sanitario da 12 litri, dalla valvola di sicurezza sul sanitario da 6 bar, dal puffer da 28 litri, dalla valvola miscelatrice di acqua calda sanitaria, dalla valvola di bypass differenziale, dalla valvola di carico impianto, dalla valvola di sicurezza per il circuito di riscaldamento da 3 bar e da una resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW. E per concludere, la gamma delle pompe di calore, ne abbiamo una dedicata alla sola produzione di acqua calda sanitaria ed è la Alterma MHW. È di tipo monoblocco, di potenza pari a 1,82 kW ed è in grado di lavorare fino a una temperatura esterna di meno 7 gradi senza l'intervento della resistenza elettrica integrativa, quest'ultima da 1,5 kW. La temperatura di accumulo raggiunge i 62 gradi con la sola pompa di calore e di 75 gradi con la resistenza integrativa ed è disponibile con accumuli da 200 e 260 litri. Siamo arrivati alla fine e spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Un caro saluto!